Allora, nel mio immaginario i fagioli con le codiche mi ricordano le feste paesane che si facevano una volta, adesso non più purtroppo, ahimè. Allora, la sera prima ho messo a mollo in acqua i fagioli borlotti, eccoli qua. La mattina, come mi sono alzata, li ho lessati. Ho lessato anche le codiche, le ho prima passate sulla fiamma per togliere i pelucchi, se c'è qualche pelucco. E poi l'ho lessata all'incirca 30 minuti, devono ammorbidirsi un pochino comunque. Eccole qua. Ho lasciato anche un po' di grassetto, che non fa male, altrimenti pulite bene con il coltellino e lo togliete. Questi sono i fagioli che ho lessato, sono pronti. E qui ho preparato un pochino di vino, cipolla, aglio, peperoncino, sedano. Le cotenne, ma io le chiamerò cotiche proprio alla romana. Io sono castellana, quindi cotiche con i fagioli. Allora faccio appassire gli aromi. Ho messo tutto insieme, vedete? L'aglio e la cipolla a pezzettini, due pezzettini di peperoncino che ci stanno bene. Poi metterò anche la salvia alla fine, due foglioline di salvia. Anche se qualcuno mi dirà che non ci va, però io la metto dappertutto, quindi la metterò anche qui. Allora, una volta appassiti un pochino, butto giù anche le cotiche. Eccole. Come vedete, qualche pezzettino di grasso l'ho lasciato, che non fa male. Ok, giro un pochino. E poi, una volta così rosolato un pochino, ci butto giù un po' di vino bianco, ma giusto due dita, eh? Un goccino. Metto il coperchio, una pulitina perché mi ha schizzato un po' di olio. Ok. Allora, alzo un pochino così faccio evaporare il vino che ho messo. Scusate i rumori di sottofondo perché ho la finestra aperta e passano le macchine. Bene, adesso a questo punto posso mettere i fagioli. Eccoli qua. Li ho lessati, vedete, non li ho fatti cuocere tantissimo perché poi comunque vanno cotti di nuovo qui con le codiche e con il pomodoro. Ok, quindi li metto le dosi, insomma, regolatevi. Io sto facendo una dose per due persone, però se volete potete aumentare, ma ad occhio, insomma, ci regoliamo, eh. Ci metto anche un po' del suo sughetto, dei fagioli. E adesso aspetto che rialza un pochino il calore. Ci metto il sale, non molto perché poi ci regoliamo durante la cottura. Un po' di pepe che ci sta. E giro. Giro un pochino, dopodiché vado a mettere il pomodoro. Io metto tutta la bottiglia, questo è il pomodoro mio, quindi non è densissimo. E poi durante la cottura si ritira un pochino. Quindi la bottiglia non è da 1 litro, è da 7,50. Regolatevi anche qua con il pomodoro, calcolate che poi deve bollire almeno un'oretta. Per amalgamare bene tutto il sapore dei fagioli e delle codiche. Quindi, quando una volta che bolle, abbasso poi il calore e lascio bollire piano piano con il coperchio così semiaperto. Ogni tanto vado a girare, altrimenti non vorrei che si attaccano, ma con questa pentola non succede. Ok. Bene, ci metto la fogliolina di salvia, faccio ritirare ancora un pochino e poi i nostri fagioli con le codiche sono pronti, eccoli qua. Scegliamo dove metterli, dentro un tegamino di corcio così ci stanno benissimo, oppure
dentro una scodella. Quello che non può mancare di sicuro è un buon vino rosso, vino novello in questo caso. Ed io ci ho messo anche il mio pane, il pane che ho fatto io, tostato. Bene, un saluto a tutti, grazie della visione, ci vediamo al prossimo video, ciao!